La solidarietà, il grande cuore dell'AGBE, l'associazione genitori bambini emopatici, fondata nel 1999, un altro grandissimo traguardo centrato, l'inaugurazione della seconda casa alloggio destinata alle famiglie dei piccoli pazienti affetti da leucemie e tumori solidi in cura all'ospedale civile di Pescara. Si tratta del secondo edificio realizzato dall'associazione, che arriva 13 anni dopo l'inaugurazione del primo. Distano appena 50 metri l'uno dall'altro, a pochi passi dal presidio ospedaliero pescarese. Madrina dell'evento Lorella Cuccarini, da quasi 20 anni vicina all'AGBE. Ogni volta che veniamo qui a Pescara, insomma, questo oramai è un sodalizio che va avanti da moltissimi anni. Abbiamo cominciato nel 2003 con la realizzazione del primo reparto oncoematologico pediatrico, poi con la prima residenza e adesso appunto la nuova casa, per cui siamo molto felici e naturalmente, insomma, speriamo che questo sodalizio continui nel tempo, perché Pescara sta diventando veramente un punto di riferimento per tutto il centro-sud Italia. Presidente, stanco, esausto, ma soddisfatto sembrava impossibile. Soddisfattissimo, se basti pensare che fino a giovedì qui non c'era niente, quindi lascio immaginare che cosa abbiamo fatto in questi 3 giorni, però siamo felicissimi, è un altro traguardo raggiunto, un altro sogno. Noi siamo dei sognatori, ci piace sognare e poi ci piace anche realizzare i sogni, quindi grazie a 30 ore siamo riusciti ancora una volta a concretizzare questi nostri sforzi. La nuova casa è disposta su 3 piani per complessivi 500 metri quadrati, comprendendo terrazze e area esterna. 5 sono gli appartamenti a disposizione delle famiglie, ognuno dotato di camera da letto matrimoniale, bagno, cucina, terrazzo e salotto con zona notte. La casa di via Corno Grande 3 è stata intitolata ad una figura di grande rilevanza umana e professionale che ha accompagnato l'AGBE dalla sua nascita, il professor Glauco Torlontano. Ci ho tenuto tantissimo perché il professor Torlontano, per la nostra ematologia, tutti quanti lo conoscono, è uno scienziato di fama internazionale, quindi è giusto, è lui che ha portato avanti il nostro reparto dal 73, non so se tutti lo ricordano, nel 73 è stato il primo che ha fatto il trapianto di midollo osseo qui a Pescara, un centro d'eccellenza. Questa casa poteva essere pronta già da 2 anni, però ci tengo a dirla, ce l'abbiamo fatto lo stesso, perché noi siamo un'associazione di genitori, un'associazione che vuole bene al territorio, vuole bene ai nostri bimbi, e il nostro reparto è un reparto d'eccellenza e va supportato.